Bentornati a Starting Six, la nostra vetrina sulla pallavolo che in questa settimana al femminile ha vissuto il debutto ufficiale dei club italiani in Champions League e nelle coppe europee ed è pronta ad affrontare una settima giornata della Serie A1 di Gotha ricca di sfide significative. Per la squadra campione in carica, la Carraro Imoco Conegliano, che ha spazzato via le croate del Mladost Zagabria dopo un primo set equilibrato, schierando praticamente la seconda squadra con tutte le titolari in panchina. Seconda squadra che comunque si è ben comportata con Ekler, Lanier, Lukasik, Bardaro, Libero e Seghe in palleggio e comunque capace di far male anche grazie ai 24 punti della Giffe. Buona prestazione anche di Scandicci al debutto in Champions che nonostante qualche titubanza all'inizio dei primi due set contro le rumene del CSO Volontari 2005 ha poi trovato ritmo e intensità e anche la concentrazione giusta per far valere le differenze di qualità tecnica con le rivali, anche tenendo in panchina Antropova, Erbos e Kvalor. Ottima la prestazione di Carole e interessanti i debutti della russa Kotikova e della classe 2007 Magnani. Per finire il discorso Champions, bella prova di Milano. Simona Regnieri è sempre stata energia allo stato puro, simbolo di una generazione del volley femminile che ha scritto pagine fondamentali tra club e nazionale, maglia azzurra con la quale ha totalizzato ben 390 presenze. Romagnola, cresciuta nella grande casa famiglia dell'Olimpia Ravenna, dove entrò a 14 anni la mitica Teodora, squadra della sua città natale, è stata uno dei prodotti del Club Italia, che poi arrivò al titolo mondiale all'Oro del 2002, di cui lei fu autentica protagonista. Ma fondamentalmente ha sempre raccolto meno di quello che avrebbe meritato, 2 argenti e 1 bronzo europeo, 1 argento e 1 bronzo al Grand Prix. Anche a livello di club, solo 1 campionato francese vinto, dove vinse anche la Coppa Nazionale, 1 Supercoppa italiana, 1 Coppa Campione e 2 CEV. Club dove comunque ha sempre dato il suo grande contributo tra Bergamo, Ravenna, Forlì, Cannes, Pesaro, Iesi, Sopot, Perugia, Modena, Rovigo e Leningrado. L'abbiamo intervistata per Starting Six, ascoltiamola insieme. Buongiorno Simona, come stai? Buongiorno, tutto bene, tu tutto a posto? Combattiamo come sempre, siamo sempre sulla palma. Simona Regnieri, per chi non lo sapesse, è stata uno dei simboli della pallavolo femminile italiana per tanti anni, per più di 10 anni, club nazionale, ha vinto, ovviamente è stata protagonista del mondiale del 2002, vinto con Bonitta in panchina, ma ha avuto un percorso, diciamo, ha scritto pagine importanti del nostro sport e quindi la ringraziamo per la sua disponibilità. Ma oggi Simona Regnieri cosa fa? lavoro in un'azienda, adesso mi occupo della parte commerciale, non è neanche 1 anno perché mi ero un pochino, diciamo, ributtata nel mondo della pallavolo a livello giovanile, però io non sai come sono, tu mi conosci ogni tanto, ho voglia di cambiare, devo scoprire cose nuove, sono sempre, mia mamma mi chiama uragano, quindi devo sempre andare a cercare cose nuove. Stimoli, e quindi adesso lavoro per questa azienda, mi piace tantissimo, mi diverto, vado in giro per le fiere e quindi, anzi, domani dovrei partire per la Grecia, per Atene, quindi dai, vediamo. Ora lavoro, faccio sia un po' di pallavolo, diciamo, per passione con le ragazzine giovani qua a Ravenna nella mia città, e poi invece per il resto lavoro normalmente la mattina barra pomeriggio. Quindi un po' di pallavolo è rimasta nei ritagli del tuo tempo quotidiano, ma non poteva essere altrimenti, immagino, no? Beh, sì, quello rimane nelle vene, secondo me. Quindi se si può, perché no? Se si può aiutare, perché no? Logico che adesso il lavoro che ho mi piace e mi impegna sempre un pochino di più, quindi magari c'è anche la volontà insomma, di limitare un pochino, però ecco, se posso, ovviamente c'è sempre chi ci chiede una mano, chi prova magari a coinvolgerci e a provare, insomma, a far sì che il nostro bagaglio di esperienze possa tornare utile in qualche modo, ecco. Sembra giusto. Senti, tanto per entrare parlando di vene, non possiamo che fare un passo indietro. Ma quanto ti sei emozionato l'11 agosto? Mamma mia! E quanto hai desiderato intimamente essere lì sul Taraflex a festeggiare con le ragazze? No, beh, guarda, un po' è stato un po' forse come esserci, avendone vissute tante, no? Comunque, guarda, mi vengono anche adesso a ripensare a quel giorno. Allora, quel giorno lì ero al mare e ovviamente guardavo le partite dal mare perché mio fratello ha ancora lo stabilimento balneare e quindi ero lì con mia nipote, con la figlia di Jack Sintini ed ero pronta, le avevo viste giocare, ero... Non si poteva dire in quel momento lì perché la maggior parte delle mie colleghe sono strascaramantiche, ma io lo sapevo benissimo che finiva anche con un bel 3-0 perché per come stavano
si stavano esprimendo, erano troppo superiori, ecco. Quindi ho cominciato a piangere prima della fine, della fine del terzo set, quindi sì. Preventivamente che ti sta Sì, piacendo. ho cominciato prima. Già. Ma Era. quanto hai desiderato essere lì con loro? Per un attimo ti è venuto in mente che quella, sai, è una cosa che sicuramente ti è mancata, ti mancherà, no? Fondamentalmente, una data che ha dedicato più di 20 anni della sua vita per questa passione, per questo sogno, per questo sport. Essere lì sarebbe stato, come dire, il coronamento di una vita, probabilmente, no? Di una vita sportiva. Sì, è logico che vincere un'Olimpiade è il sogno di ogni bambina che magari inizia un percorso sportivo, è proprio il sogno, ecco, è il sogno nel cassetto che magari uno lotta, si sacrifica e ovviamente sputa sangue e fa sacrifici tutti i giorni per arrivare a quello, soprattutto chi ha avuto l'opportunità e la chance di giocare ad altissimo livello. E quella rimane comunque. Un gradino mai raggiunto per noi, però se vogliamo, secondo me, è anche, diciamo che siamo state un po' le apripista, ovviamente, di tutte queste generazioni che poi di anno in anno sono andate sempre confermandosi e migliorando di volta in volta, ovviamente, i risultati a livello internazionale. Quindi forse magari dai, è un po' anche nostra, noi ce la sentiamo un po' anche nostra, quindi. Io almeno sono stata felicissima di questa cosa, sai, c'è sempre qualcuno che ti chiede, ma non ti scoccia? No, assolutamente, assolutamente no. Ma sinceramente, ti manca la pallavolo giocata oppure è un capitolo archiviato della tua vita? Allora, mi manca, guarda, ne parlavo l'altro giorno anche con la Leo, che ogni tanto ci sentiamo ancora, no? Tra noi vecchie, mi manca la situazione dello spogliatoio, la condivisione, il convivere, il condividere ovviamente giornalmente tutte le cose che avevamo. Lo spogliatoio, diciamo in sé, è la cosa che mi manca di più, perché poi ovviamente, stiamo realisti, il discorso della pallavolo. Arrivi a un punto che fisicamente non ce la fai più, infatti ogni tanto devo far vedere qualche movimento in palestra, aiuto, il giorno dopo è veramente è da fisioterapista, ecco, da consulto fisioterapico. Quindi però è bello, ecco, quello che mi manca è proprio la condivisione all'interno della palestra, le amiche, e quindi tutta questa situazione che si veniva a creare, è un po' di contorno, ecco, quello è quello che mi manca di più. E di questo campionato, di questa Serie A1 di Gotha femminile, che ne pensi? Che idea ti sei fatto? Cioè, vedi come sempre in questi ultimi anni Conegliano sopra una spanna sopra tutti o sopra tutte, oppure le altre rivali, oppure pensi ci possa essere uno spazio perché qualcuna si riesca a inserirsi in una lotta teorica lotta per lo scudetto? Allora, secondo me Conegliano ha una base, ha una stabilità che un po' forse è stata minacciata all'inizio dell'anno, ho visto la prima partita, quella di Supercoppa, dove però mi sembra mancasse ancora laggiù. E ovviamente cambiando le due bande l'assetto della squadra cambia completamente, quindi ci vuole magari un po' di tempo per consolidare quelli che sono i meccanismi che ovviamente erano ormai automatizzati. Quindi cambiare le bande non è mai semplice, tutte e due all'interno di una squadra, però sicuramente Conegliano ha un sistema di gioco, una logica, proprio una visione di squadra che sembrano non accontentarsi mai, è incredibile, continuano a vincere e continuano a non essere stanche di vincere. Quindi quella è un'attitudine molto, molto importante per continuare a vincere. E poi invece sicuramente ci sono il Vero Volley, Scandicci e Novara che cercano di minare questo trono che ormai Conegliano detiene da un po' di anni. Secondo me, adesso non abbiamo avuto modo di vedere, secondo me, il Vero Volley con l'innesto di Paola, a parte ovviamente le cose che si sono dette settimana scorsa, ma che sembra tutto allarme rientrato, però. Ci arriviamo a quello, ci Ci arriviamo. arriviamo, dai. Però quindi ecco, secondo me queste sono un po' le quattro squadre, le big, che sicuramente si daranno del filo da torcere, ecco, o che proveranno a dare del filo da torcere con gli anni.
Senti, diciamo, hai fatto riferimento a questa voce che era circolata la scorsa settimana, di questo teorico addio di Paolo Egonu a Milano e poi un eventuale accordo della stessa giocatrice con il club turco. Ecco, che idea, tu che l'ambiente della pallavolo femminile lo conosci molto bene, l'hai vissuto per tanti anni, per quanto possa essere cambiato, quello è. Sì, si è evoluto, è cambiato in qualche persona, ma alla fine quello è. Che idea ti sei fatto di quello che può essere successo? Perché, voglio dire, è strano, no? Che improvvisamente scoppia questa onda di voci che porta tutte quante in una direzione e tutti quanti, giustamente, inevitabilmente abbiamo seguito questa cosa. Pensato. Abbiamo pensato Inevitabilmente, non male. si possiamo fare. E adesso è tutto fermo. Adesso ha avuto lei l'ok per riprendere l'attività, insomma, e pare che sia tutto risolto. Ecco, che idea ti sei fatto di quello che possa essere successo? Allora, ti dico, io sinceramente quest'anno, meno che negli anni passati, sono, diciamo, presente e seguo molto queste dinamiche, nel senso che gli anni scorsi, non lavorando, avevo magari un pochino più di tempo, ero un po' più sui social, seguivo e tutto quanto. Secondo me, quello che ha scatenato un po' questi cattivi pensieri è stata il rimanere fuori di Paola dalla Supercoppa il giorno prima o il giorno stesso, adesso non mi ricordo. Cioè, con un comunicato un po' frettoloso, ecco, forse quello secondo me ha dato un po' da pensare. E poi dopo invece sono venute fuori condizioni fisiche che l'hanno tenuta lontana, che non so, so, ho letto che si è operata, ma e che da oggi invece può riprendere l'uso della palla. Quindi effettivamente se c'è stata un'operazione e non ci sono state magari comunicazioni un po' più trasparenti, si può sempre fantasticare, diciamo, si può sempre fraintendere. C'è da dire che ormai sappiamo un po' questi spostamenti che ha Paola di anno in anno, però è anche logico, è il giocatore più richiesto ovviamente che c'è sulla piazza e ovviamente lei fa le sue scelte, quindi diciamo che queste voci non. È un po' giusto che ci siano, dai, così almeno se ne parla un po'. Sono dinamiche che in un club, insomma, che con un atleta di quel livello là, tutto può succedere, ci può stare tutto e il contrario di tutto. L'importante, mi auguro anche tanto per gli investimenti fatti veramente da Vero Volley Milano, anche perché quest'anno mi sembra particolarmente capace di essere vicina, un pochino più vicina a Conegliano, no? Con la squadra che ho Sì. costruito, sarebbe un peccato. Per il club e per la stessa ragazza che poi fondamentalmente essendo l'opposta tirata della nazionale che vada a giocare in Turchia non, mi auguro che non succeda perché tutto sommato sarebbe una perdita per il movimento, per il campionato. Detto questo poi voglio dire come sai meglio di me può succedere sempre di tutto. Adesso noi un solo istante poi ci ritorniamo con Simona con il nostro Toto Volley. Prosegue anche il nostro gioco a pronostici, il Toto Volley. La scorsa settimana Rachele San Giuliano ha raggiunto il vertice della nostra classifica che la vede appaiata con 5 pronostici azzeccati su 7 insieme con Manuela Leggeri e Marco Bracci, mentre Simona Gioli è rimasta un po' indietro con i suoi soli 3 risultati centrati. Questa settimana tocca a Simona Rinieri e ascoltiamo insieme i suoi pronostici per la settima giornata della Serie A1 Ticota femminile. Cominciamo con Novara Perugia. Allora, Novara Perugia 1. Uno secco. Uno secco, poi si giocano anche in casa. Chieri Conegliano. Allora, Chieri, Conegliano, a Chieri, che Chieri non è un palazzetto così Agevole. semplice, sì, però no, Conegliano dovrebbe essere 2. Due. Sì, perché giocano a Chieri, quindi vince Conegliano, sì. Scandicci Bergamo. Scandicci Bergamo, questa potrebbe essere tiratina, Un perché ho visto che Bergamo attimo, sta Bergamo viene da battagliando, quattro come vittorie nelle ultime sempre. 5 partite, sta facendo anche al quarto posto insieme a Scandicci, veramente un gran campionato quello della squadra di Parigi. Boh, proviamo con Bergamo, 2, Andiamo? diamo la vittoria a Bergamo, che le vedo lanciate, sì. Pinerolo Talmassons. Pinerolo Talmassons, anche questa è in casa di Pinerolo, 1. 1. Roma Valle Foglia. 2. Roma Vallefoglia, 2. Roma Vallefoglia, sì,
Roma, adesso Roma non l'ho ancora vista, non ho ancora avuto modo di Poi giocare. Vale, magari poi la gioca, la adesso doppia te la giochi a fine elenco di partite, dai. vedo. Ah, ok. Milano Busto. Milano, Busto, Milano. Sì. E Milano vero volley, intendi? Sì, Cuneo ok. Firenze. E Cuneo Firenze. Cuneo, Firenze. Anche questa, bella partita. Eh sì, quindi ti vuoi giocare la doppia o con Cuneo Firenze, Roma Vallefoglia o Scandicci Bergamo? Sì, me le gioco tutte e tre. Una sola me la posso Una sola, giocare. sì, una sola sola. No! Allora, Firenze. Firenze. Quindi Sì. metti la doppia a Firenze, Cuneo Firenze 1-2. Sì. Oppure. No, ok. Metto la doppia Firenze. Senti, ma sinceramente, per i campi della 1 da qualche parte, c'è secondo te una Regnieri in giro? C'è un'altra Regnieri in giro? Poi. L'hai vista? L'hai intravista? Matta così. No, allora, quello che cerco sempre io, che era poi la cosa che mi divertivo di più, era la fase 1, ovviamente, con tutte le palle a un piede. Ho visto che c'era qualcuno che la faceva, però non credo fosse una banda, forse era un opposto, oddio, non so. Però mi piacerebbe che qualcuno sviluppasse anche questa cosa del ritornare a fare le doppie palle a un piede, tutti gli schemi, eccetera. Anche perché veramente era una delle cose più divertenti. Però non lo so, adesso mi piacerebbe anche capire se c'è qualcuno anche a livello caratteriale Infatti un io po' è una cosa che romagnolo, secondo me è dai, difficile come da ricostruire. Tecnicamente ci si può anche lavorare, ma caratterialmente un'altra Ranieri, la vedo complicata. La vedo non lo complicata. so, magari spero magari in futuro, magari di lavorare con qualcuno, di poter aiutare qualcuno a. Che ne so, formarsi a Lo auguro, espandere un te po' di lo cose. auguro. Allora, noi ringraziamo Simona Ranieri per la sua disponibilità strappata alla mezz'ora di pausa nel suo lavoro, e le auguriamo le migliori fortune e niente. Spero che tu possa raggiungere gli obiettivi che cerchi nel tuo nuovo lavoro, in questa nuova scoperta, che mi pare. Continuerò a cercare, tranquillo, E perché poi continuerò anche ad chissà, magari tiri ampliare. fuori qualche campioncina dalla tua attività di insegnante di pallavolo. Guarda, io ti ringrazio tantissimo per il tempo e soprattutto perché è sempre un piacere rivederti, anche adesso poi ci organizzeremo per rincontrarci e colgo veramente il tuo augurio, quindi spero anch'io, continuerò ovviamente a lavorare e ad ampliare come sempre le mie competenze, quindi chissà cosa combinerò domani, ce lo racconteremo magari la prossima volta. Bocca al lupo Simona, spero di vederti. Mi Grazie. organizziamo una riunione con le altre ragazze, in qualche maniera dobbiamo inventarcela. Sempre, sempre. Ok, un bacione grande, grazie Abbraccio mille. grande, bocca al lupo ancora. Grazie Grazie. ancora. Ciao, grazie. Viva il lupo. Tra le tante azioni spettacolari che hanno caratterizzato la sesta giornata della Serie A1 Tigotà femminile, l'ultimo punto dello scontro diretto tra Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci, tra l'altro non un punto qualsiasi per importanza, visto che le Venete di Santarelli conducevano ai vantaggi 29-28 nel terzo set, dopo aver vinto i primi due. Batte la Chirichella, ricezione precisa di Scandicci sulle mani di Ognjenovic e palla in posto 2 all'Antropova, che tira una delle sue bordate. La difesa in seconda linea di Conegliano riesce a tenere viva la palla, anche se a velocità siderale la Volos reattivissima vola in tuffo e per magia alza per Gabi, che nonostante sia costretta a fare un passo indietro, riesce a trovare la coordinazione, saltare e schiacciare con la palla che tocca il nastro, disorienta la difesa di Scandicci e cade a terra. Punto, partita, incontro. Mentre Santarelli si tuffa ad abbracciare Gabi e la panchina di Conegliano esulta in campo nel tripudio del Palaverde. Spettacolo allo stato puro. Per la squadra campione in carica, la Carraro Imoco Conegliano, che ha spazzato via le croate del Mladost Zagabria dopo un primo set equilibrato, schierando praticamente la seconda squadra con tutte le titolari in panchina. Seconda squadra che comunque si è ben comportata con Ekler, Lanier, Lukasik, Bardaro libero e Seghi in palleggio, e comunque capace di far male anche grazie ai 24 punti della Adelgive. Buona prestazione anche di Scandicci al debutto in Champions, che nonostante qualche titubanza all'inizio dei primi due set contro le rumene del CSO Voluntari 2005, ha poi trovato
Ritmo, intensità e anche la concentrazione giusta per far valere le differenze di qualità tecnica con le rivali, anche tenendo in panchina Antropova, Erbos e Kvalor. Ottima la prestazione di Carole e interessanti i debutti della russa Kotikova e della classe 2007 Magnani. Per finire il discorso Champions, bella prova di. Simona Regneri è sempre stata energia allo stato puro, simbolo di una generazione del volley femminile che ha scritto pagine fondamentali tra club e nazionale, maglia azzurra con la quale ha totalizzato ben 390 presenze. Romagnola, cresciuta nella grande casa famiglia dell'Olimpia Ravenna, dove entrò a 14 anni la mitica Teodora, squadra della sua città natale, è stata uno dei prodotti del Club Italia, che poi arrivò al titolo mondiale all'Oro del 2002, di cui lei fu autentica protagonista. Ma fondamentalmente ha sempre raccolto meno di quello che avrebbe meritato, 2 argenti e 1 bronzo europeo, 1 argento e 1 bronzo al Grand Prix. Anche a livello di club, solo un campionato francese vinto, dove vinse anche la Coppa Nazionale, una Supercoppa Italiana, una Coppa Campione e 2 CEV. Club dove comunque ha sempre dato il suo grande contributo tra Bergamo, Ravenna, Forlì, Cannes, Pesaro, Iesi, Sopot, Perugia, Modena, Rovigo e Leningrado. L'abbiamo intervistata per Start in Six, ascoltiamola insieme. Buongiorno Simona, come stai? Buongiorno, tutto bene? Tu tutto a posto? Combattiamo come sempre, stiamo sempre sulla palla. Simona Regneri, per chi non lo sapesse, è stata uno dei simboli della pallavolo femminile italiana per tanti anni, per più di un ventennio. Club nazionale, ha vinto, ovviamente è stata protagonista del mondiale del 2002, vinto con Bonitta in panchina, ma ha avuto un percorso, diciamo, ha scritto pagine importanti del nostro sport e quindi la ringraziamo per la sua disponibilità. Ma oggi Simona Regneri cosa fa? Lavoro in un'azienda, adesso mi occupo della parte commerciale, non è neanche un anno perché mi ero un pochino, diciamo, ributtata nel mondo della pallavolo a livello giovanile, però io non sai come sono, tu mi conosci ogni tanto, ho voglia di cambiare, devo scoprire cose nuove, sono sempre, mia mamma mi chiama Uragano, quindi devo sempre andare a cercare cose nuove. Stimoli, e quindi adesso lavoro per questa azienda, mi piace tantissimo, mi diverto, vado in giro per le fiere e quindi, anzi, domani dovrei partire per la Grecia, per Atene, quindi dai, vediamo. Ora lavoro, faccio sia un po' di pallavolo, diciamo, per passione con le ragazzine giovani qua a Ravenna nella mia città, e poi invece per il resto lavoro normalmente la mattina barra pomeriggio. Quindi un po' di pallavolo è rimasta nei ritagli del tuo tempo quotidiano, ma non poteva essere altrimenti, immagino, no? Beh, sì, quello rimane nelle vene, secondo me, quindi se si può, perché no? Se si può aiutare, perché no? Logico che adesso il lavoro che ho mi piace e mi impegna sempre un pochino di più, quindi magari c'è anche la volontà insomma, di limitare un pochino, però ecco, se posso, ovviamente c'è sempre chi ci chiede una mano, chi prova magari a coinvolgerci a provare, insomma, a far sì che il nostro bagaglio di esperienze possa tornare utile in qualche modo, ecco. Sembra giusto. Senti, tanto per entrare parlando di vene, non possiamo che fare un passo indietro. Ma quanto ti sei emozionato l'11 agosto? Mamma mia. E quanto hai desiderato intimamente essere lì sul Taraflex a festeggiare con le ragazze? No, beh, guarda, un po' è stato un po' forse come esserci, avendone vissute tante, no? Comunque, guarda, mi vengono anche adesso a ripensare a quel giorno. Allora, quel giorno lì ero al mare e ovviamente guardavo le partite dal mare perché mio fratello ha ancora lo stabilimento balneare. E quindi ero lì con mia nipote, con la figlia di Jack Sintini, ed ero pronta, le avevo viste giocare, non si poteva dire in quel momento lì perché la maggior parte delle mie colleghe sono strascaramantiche, ma io lo sapevo benissimo, che finiva anche con un bel 3-0, perché per come si stavano esprimendo erano troppo superiori, ecco. Quindi ho cominciato a piangere prima della fine, della fine del terzo set, quindi sì. Preventivamente che ci sta Sì, piacendo. ho cominciato prima. Già. Ma quanto hai desiderato essere lì con loro? Per un attimo ti è venuto in mente che quella è una cosa che sicuramente ti è mancata, ti mancherà, no? Fondamentalmente una data che ha dedicato più di 20 anni della sua vita per questa passione, per questo sogno, per questo sport. Essere lì sarebbe stato, come dire, il coronamento di una vita, probabilmente, no? Di una vita sportiva, ovviamente. Sì.
Sì, è logico che vincere un'Olimpiade è il sogno di ogni bambina che magari inizia un percorso sportivo, è proprio il sogno, ecco, è il sogno nel cassetto che magari uno lotta, si sacrifica e ovviamente sputa sangue e fa sacrifici tutti i giorni per arrivare a quello, soprattutto chi ha avuto l'opportunità e la chance di giocare ad altissimo livello. E quella rimane comunque. Un gradino mai raggiunto per noi, però se vogliamo, secondo me, è anche, diciamo che siamo state un po' le apripista, ovviamente, di tutte queste generazioni che poi di anno in anno sono andate sempre confermandosi e migliorando di volta in volta, ovviamente, i risultati a livello internazionale. Quindi forse magari dai, è un po' anche nostra, noi ce la sentiamo un po' anche nostra, quindi. Io almeno sono stata felicissima di questa cosa, sai, c'è sempre qualcuno che ti chiede: ma non ti scoccia? No, assolutamente, assolutamente no. Ma sinceramente, ti manca la pallavolo giocata oppure è un capitolo archiviato della tua vita? Allora, mi manca, guarda, ne parlavo l'altro giorno anche con la Leo, che ogni tanto ci sentiamo ancora, no? Tra noi vecchie, mi manca la situazione dello spogliatoio, la condivisione, il convivere, il condividere ovviamente giornalmente tutte le cose che avevamo. Lo spogliatoio, diciamo in sé, è la cosa che mi manca di più, perché poi ovviamente, stiamo realisti, il discorso della pallavolo. Arrivi a un punto che fisicamente non ce la fai più, infatti ogni tanto devo far vedere qualche movimento in palestra, aiuto, il giorno dopo è veramente è da fisioterapista, ecco, da consulto fisioterapico. Quindi però è bello, ecco, quello che mi manca è proprio la condivisione all'interno della palestra, le amiche, e quindi tutta questa situazione che si veniva a creare, è un po' di contorno, ecco, quello è quello che mi manca di più. E di questo campionato, di questa Serie A1 di Gotà femminile, che ne pensi? Che idea ti sei fatto? Cioè, vedi come sempre in questi ultimi anni Conegliano sopra una spanna sopra tutti o sopra tutte, oppure le altre rivali, oppure pensi ci possa essere uno spazio perché qualcuna si riesca a inserirsi in una lotta teorica lotta per lo scudetto? Allora, secondo me Conegliano ha una base, ha una stabilità che un po' forse è stata minacciata all'inizio dell'anno, ho visto la prima partita, quella di Supercoppa, dove però mi sembra mancasse ancora laggiù. E ovviamente cambiando le due bande l'assetto della squadra cambia completamente, quindi ci vuole magari un po' di tempo per consolidare quelli che sono i meccanismi che ovviamente erano ormai automatizzati. Quindi cambiare le bande non è mai semplice, tutte e due all'interno di una squadra, però sicuramente Conegliano ha un sistema di gioco, una logica, proprio una visione di squadra che sembrano non accontentarsi mai, è incredibile, continuano a vincere e continuano a non essere stanche di vincere. Quindi quella è un'attitudine molto, molto importante per continuare a vincere. E poi invece sicuramente ci sono il Vero Volley, Scandicci e Novara che cercano di minare questo trono che ormai Conegliano detiene da un po' di anni. Secondo me, adesso non abbiamo avuto modo di vedere, secondo me, il Vero Volley con l'innesto di Paola, a parte ovviamente le cose che si sono dette settimana scorsa, ma che sembra tutto allarme rientrato, però. Ci Ci arriviamo. arriviamo, dai. Però quindi ecco, secondo me queste sono un po' le quattro squadre, le big, che sicuramente si daranno del filo da torcere, ecco, o che proveranno a dare del filo da torcere con negli anni. Senti, diciamo, hai fatto riferimento a questa voce che era circolata la scorsa settimana, di questo teorico addio di Paolo Egonu a Milano e poi un eventuale accordo della stessa giocatrice con il club turco. Ecco, che idea, tu che l'ambiente della pallavolo femminile lo conosci molto bene, l'hai vissuto per tanti anni, per quanto possa essere cambiato, quello è. Sì, si è evoluto, è cambiato in qualche persona, ma alla fine quello è. Ecco, che idea ti sei fatto di quello che può essere successo? Perché, voglio dire, è strano, no? Che improvvisamente scoppia questa onda di voci che porta tutte quante in una direzione e tutti quanti, giustamente, inevitabilmente abbiamo
seguito questa cosa in Pensato, abbiamo pensato inevitabilmente, non male. si possiamo fare. E adesso è tutto fermo. Adesso ha avuto lei l'ok per riprendere l'attività, insomma, e pare che sia tutto risolto. Ecco, che idea ti sei fatta di quello che possa essere successo? Allora, ti dico, io sinceramente quest'anno, meno che gli anni passati, sono, diciamo, presente e seguo molto queste dinamiche, nel senso che gli anni scorsi, non lavorando, avevo magari un pochino più di tempo, ero un po' più sui social, seguivo e tutto quanto. Secondo me, quello che ha scatenato un po' questi cattivi pensieri è stata il rimanere fuori di Paola dalla Supercoppa il giorno prima o il giorno stesso, adesso non mi ricordo. Cioè, con un comunicato un po' frettoloso, ecco, forse quello secondo me ha dato un po' da pensare. E poi dopo invece sono venute fuori condizioni fisiche che l'hanno tenuta lontana, che non so, ho letto che si è operata, ma e che da oggi invece può riprendere l'uso della palla. Quindi effettivamente se c'è stata un'operazione e non ci sono state magari comunicazioni un po' più trasparenti, si può sempre fantasticare, diciamo, si può sempre fraintendere. C'è da dire che ormai sappiamo un po' questi spostamenti che ha Paola di anno in anno, però è anche logico, è il giocatore più richiesto ovviamente che c'è sulla piazza e ovviamente lei fa le sue scelte, quindi diciamo che queste voci non... È un po' giusto che ci siano, dai, così almeno se ne parla un po'. Sono dinamiche che in un club, insomma, che con un atleta di quel livello là, poi tutto può succedere, ci può stare tutto e il contrario di tutto. L'importante, mi auguro anche tanto per gli investimenti fatti veramente da Vero Volley Milano, anche perché quest'anno mi sembra particolarmente capace di essere vicina, un pochino più vicina a Conegliano, no? Con la squadra che ho Sì. costruito. Sarebbe un peccato. Per il club e per la stessa ragazza, che poi fondamentalmente, essendo l'opposta tirata della nazionale che vada a giocare in Turchia, non, mi auguro che non succeda, perché tutto sommato sarebbe una perdita per il movimento, per il campionato. Detto questo, poi voglio dire, come sai meglio di me, può succedere sempre di tutto. Adesso noi un solo istante, poi ci ritorniamo con Simona, con il nostro Toto Volley. Prosegue anche il nostro gioco a pronostici, il Toto Volley. La scorsa settimana Rachele San Giuliano ha raggiunto il vertice della nostra classifica, che la vede appaiata con 5 pronostici azzeccati su 7, insieme con Manuela Leggeri e Marco Bracci, mentre Simona Gioli è rimasta un po' indietro con i suoi soli 3 risultati centrati. Questa settimana tocca a Simona Rinieri, ascoltiamo insieme i suoi pronostici per la settima giornata della Serie A1 Ticota femminile. Cominciamo con Novara Perugia. Allora, Novara Perugia 1. Uno secco. Uno secco, poi si giocano anche in casa. Chieri Conegliano. Chieri, Conegliano, a Chieri, che Chieri non è un palazzetto così Agevole. semplice, sì, però no, Conegliano dovrebbe essere 2, Due. sì, perché giocano a Chieri, quindi vince Conegliano, sì. Scandicci Bergamo. Scandicci Bergamo, questa potrebbe essere tiratina, Un perché ho visto che Bergamo attimo. Bergamo sta viene da quattro battagliando come vittorie nelle ultime sempre. 5 partite, sta facendo un quarto posto insieme a Scandicci. Veramente un gran campionato quello della squadra di Parigi. Boh, proviamo con Bergamo. Due, Andiamo? prendiamo la vittoria a Bergamo, che le vedo lanciate, sì. Pinerolo Talmassons. Pinerolo Talmassons, anche questa in casa di Pinerolo, uno. 1. Roma Valle Foglia. 2. Roma Vallefoglia 2. Roma Vallefoglia, sì, Roma adesso Roma non l'ho ancora vista, non ho ancora avuto modo di Poi giocare. magari Vallefoglia più o la meno. doppia te la giochi a fine elenco di partite, dai. Ah, ok. Milano Busto. Milano Busto, Milano. Sì. E Milano Vero Volley, intendi? Sì, Cuneo ok. Firenze. E Cuneo Firenze. E Cuneo Firenze. Anche questa bella partita. Eh sì, quindi ti vuoi giocare la doppia o con Cuneo Firenze, Roma Valle Foglia o Scandicci Bergamo? Sì, me le gioco tutte e tre. Una sola me la posso Una sola, giocare. sì, una sola sola. No. Allora, Firenze. Firenze. Quindi metti Sì. la doppia a Firenze, Cuneo Firenze 1-2.
Oppure. Sì. Ok. Metto la doppia Firenze. Senti, ma sinceramente, per i campi della 1 da qualche parte, c'è secondo te una Regnieri in giro? C'è un'altra Regnieri in giro? Poi. L'hai vista? L'hai intravista? Matta così. No, allora, quello che cerco sempre io, che era poi la cosa che mi divertivo di più, era la fase 1, ovviamente con tutte le palle a un piede. Ho visto che c'era qualcuno che la faceva, però non credo fosse una banda, forse era un opposto, oddio, non so. Però mi piacerebbe che qualcuno sviluppasse anche questa cosa del ritornare a fare le doppie palle a un piede, tutti gli schemi, eccetera. Anche perché veramente era una delle cose più divertenti. Però non lo so, adesso mi piacerebbe anche capire se c'è qualcuno anche a livello caratteriale Infatti un io po' è una cosa che romagnolo, secondo me è dai, difficile come da ricostruire. Tecnicamente ci si può anche lavorare, ma caratterialmente un'altra Ranieri, la vedo complicata. La vedo non lo complicata. so, magari spero magari in futuro, magari di lavorare con qualcuno, di poter aiutare qualcuno a. Che ne so, formarsi a Lo auguro, espandere un po' di cose. te lo auguro. Allora, noi ringraziamo Simona Ranieri per la sua disponibilità strappata alla mezz'ora di pausa nel suo lavoro, e le auguriamo le migliori fortune e niente. Spero che tu possa raggiungere gli obiettivi che cerchi nel tuo nuovo lavoro, in questa nuova scoperta, che mi pare. Continuerò a cercare, tranquillo, perché E poi continuerò anche, ad chissà, magari tiri ampliarmi. fuori qualche campioncina dalla tua attività di insegnante di pallavolo. Guarda, io ti ringrazio tantissimo per il tempo e soprattutto perché è sempre un piacere rivederti, anche adesso poi ci organizzeremo per rincontrarci e colgo veramente il tuo augurio, quindi spero anch'io, continuerò ovviamente a lavorare e ad ampliare come sempre le mie competenze, quindi chissà cosa combinerò domani, ce lo racconteremo magari la prossima volta. Bocca al lupo Simona, spero di vederti. Mi Grazie. organizziamo una riunione con le altre ragazze, in qualche maniera dobbiamo inventarcela. Sempre, sempre. Ok, un bacione grande, grazie Abbraccio mille. grande, bocca al lupo ancora. Grazie Grazie. ancora. Ciao, grazie. Viva il lupo. Tra le tante azioni spettacolari che hanno caratterizzato la sesta giornata della Serie A1 Tigotà femminile, l'ultimo punto dello scontro diretto tra Imoco Conegliano e Savino del Bene Scandicci, tra l'altro non un punto qualsiasi per importanza, visto che le Venete di Santarelli conducevano ai vantaggi 29-28 nel terzo set, dopo aver vinto i primi due. Batte la Chirichella, ricezione precisa di Scandicci sulle mani di Ognjenovic e palla in posto 2 all'Antropova, che tira una delle sue bordate. La difesa in seconda linea di Conegliano riesce a tenere viva la palla, anche se a velocità siderale la Volos reattivissima vola in tuffo e per magia alza per Gabi, che nonostante sia costretta a fare un passo indietro, riesce a trovare la coordinazione, saltare e schiacciare con la palla che tocca il nastro, disorienta la difesa di Scandicci e cade a terra. Punto, partita, incontro. Mentre Santarelli si tuffa ad abbracciare Gabi e la panchina di Conegliano esulta in campo nel tripudio del Palaverde. Spettacolo allo stato puro. Appuntamento a martedì prossimo, sempre su Starting Six, per capire se il primo turno di Coppa Europea ha lasciato scorie nei muscoli delle ragazze e delle squadre che le hanno giocate in ottica Serie A1 Tigotà femminile. Continuate a seguirci.